Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Letargia, cause e sintomi. La letargia è uno stato patologico caratterizzato da un sonno profondo. Questa condizione si associa a rilassamento completo del tono muscolare, rallentamento delle funzioni psichiche, assenza o dalla minima capacità di reazione agli stimoli. Se risvegliato, il paziente tende a riaddormentarsi subito dopo. Nei casi più gravi, la letargia può evolvere in uno stato comatoso. Le cause scatenanti possono essere diverse. La letargia è spesso dovuta a lesioni e a patologie del sistema nervoso che interessano l'area ipotalamo-mesencefalica, come tumori, accidenti vascolari ed encefaliti infettive, esempio trypanosomiasi africana. Altre possibili cause sono le alterazioni metaboliche, come ipoglicemia, insufficienza epatica, acidosi, alcolismo ed avvelenamento cronico da monossido di carbonio. Inoltre, questo stato di sonno profondo può riscontrarsi in presenza di ipotiroidismo, anemia e policitemia. La letargia può anche rientrare nel quadro sintomatologico di alcune forme di depressione. Possibili cause di letargia. Letargia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: alcolismo, anemia, chetoacidosi diabetica, demenza vascolare, dengue, diabete, emocromatosi primitiva e secondaria, emorragia cerebrale, encefalite, encefalite giapponese, encefalopatia di Wernicke, insufficienza cardiaca, insufficienza renale, intossicazione da monossido di carbonio, ipotiroidismo, meningite, sepsi, sindrome di Reye, stenosi pilorica, cause rare. Acidosi metabolica, apnee notturne, botulismo, bronchiolite, cirrosi epatica, colera, congelamento, depressione maggiore, depressione postpartum, emocromatosi, epatite B, epatite fulminante, febbre emorragica di Marburg, febbre gialla, ictus, infezione da virus West Nile, insulinoma, ischemia cerebrale, legionellosi, leptospirosi, malaria, malattia di Kawasaki, schistosomiasi, sindrome emolitico uremica, toxoplasmosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.